aumentiamo il raggio d'azione del nostro CB. E vi aspettiamo sul canale 15. Ci siamo già occupati precedentemente di CB, nello specifico il kit camper Midland, vi rimettiamo qui sopra il video per andarvelo a rivedere, che è formato da appunto l'M5, cioè il CB tutto integrato nel microfono, e l'antenna da vetro che è RV65. È un kit molto semplice che è stato pensato per avvicinare le persone come noi, cioè delle persone che non sono dei rami amatori, non sono propriamente degli appassionati di CB, ma semplicemente per chi è interessato, è curioso nel conoscere questo mondo e non vuole fare delle grandi lavorazioni per l'antenna, perché diciamocelo, no, il grosso del CB è il passaggio dell'antenna, e al contempo vuole anche conservare una certa discrezione sul cruscotto, perché appunto quel tipo di CB non si vede, ossia l'anima del CB è nascosta, non ha bisogno che rimanga a vista, perché il display, i comandi sono tutti integrati nel microfono. E noi abbiamo voluto fare un upgrade perché ci è piaciuto il mondo del CB, giusto Matteo? Certo. E quindi abbiamo pensato ad un'antenna più potente con il nuovissimo kit di Midland, che si chiama Set Antenna. È composto quindi dall'antenna FANC e da un supporto che la mantiene. E in questo video quello che vorremmo fare appunto è interpretare, diciamo, le esigenze di tutte le persone come noi che appunto vogliono fare questo passaggio, cercando di fare un'installazione comunque fai da te, sì, senza grosso sbatti, esatto, sia dal punto di vista pratico che economico, e per la lunga serie di video che facciamo noi del se ce l'abbiamo fatto noi potete farcela anche voi, perché noi non siamo dei tecnici, il nostro canale non fa delle cose del fai da te, anzi spesso diciamo sempre le cose dei tecnici fare a tecnici. In questo caso è un'operazione veramente fai da te alla portata di tutti, perché se l'ho fatto io con le mie mani, come vedete non sono neanche, no, vedo anche dei segni della battaglia, non c'entrano niente, questo è il coltello del pane oggi, ecco, per dire, non sono un professionista nei lavori pratici, ecco, insomma, ammacco i bottoni, come si dice, di lavoro, per cui sono solito alla tastiera del computer, per cui se ce l'ho fatta io a fare gran parte del lavoro, la possiamo fare veramente tutti quanti. Anche se spoileriamo, un piccolo lavoretto pratico l'ha fatto anche lei, Visto? Ma prima di andare avanti vi ricordiamo il nostro consueto appuntamento ogni giovedì alle 18:30. Iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, così vi verremo a bussare ogni volta. Ma adesso passiamo alle cose concrete, come sempre ci piace, e quindi andiamo a vedere come è stato installato. Nello specifico lascio la parola a te, perché l'hai fatto tu, e quindi sarebbe un pochettino poco corretto dire che l'ho fatto io, perché insomma le mani si riconoscono, non sono le mie. Allora, partiamo dal primo passo. L'antenna fornita dal kit è un'antenna a massa, ossia che ha bisogno di una massa, del contatto con il metallo. Alcuni fanno un'installazione sulla parafango del camper andandolo a bucare e sfruttando appunto quella come massa, anche se non è propriamente corretto, in quanto la verniciatura del camper e i sistemi, i prodotti che vengono dati contro la ruggine, comunque sia in parte schermano, andrebbe comunque all'interno schermato. Noi abbiamo cercato di capire con Midland quale potesse essere la soluzione migliore, abbiamo detto piuttosto che mettere un'antenna molto lunga ma in basso e bucare, andiamo direttamente sul tetto magari con un'antenna un pochino più corta, e così abbiamo fatto. Primo lavoro è stata la creazione della base, pertanto di un qualcosa che facesse appunto da base di massa. Abbiamo preso una lamiera al ferramenta, per cui era un foglio 30 per un metro, noi abbiamo ricavato un 30 per 40 perché ci stava bene, dovevamo posizionare, tagliata con il flex, per cui con un disco da taglio, e posizionata dove avevamo noi i rail trasversali dove ci sono i pannelli solari. Su ovviamente i quattro lati l'abbiamo fissata direttamente sui rail. L'antenna in sé invece grava il suo peso sulla staffa in dotazione. Abbiamo sfruttato solo il supporto a L, per cui l'antenna attraversa la base di metallo della piastra, per cui sfrutta quella come massa,
e è attaccata con questa staffa L al rail. Rail non gli farebbe da massa perché è d'alluminio e l'alluminio non lo è. Quindi per stringere la piastra può essere o attaccata come abbiamo fatto noi, quindi sfruttando soltanto il supporto quello a L, sui rail tramite quelli più sottili col supporto completo. In sì, perché il supporto completo permette di abbracciare un'asta, un supporto di metallo. Oppure al soffitto tramite il mastice con degli spessori a C. In questo caso la piastra, prendendo degli spessori fatti a C, vengono attaccati ai lati anche con le viti e poi la base l'attaccate su un mastice un classico mastice, quello che si può utilizzare anche per le siliconature, insomma per le sigillature, quello classico che tutti noi conosciamo. Superata questa fase bisogna passare il cavo e noi siamo passati appunto sul tetto tramite il pressacavo. Nel nostro caso avevamo già la scatola che avevamo montato lo scorso anno per l'antenna 4G del router, metteremo anche il link qui sopra per andarvelo a rivedere. Molti di noi hanno se no la disponibilità di quella dei pannelli solari, se no va fatto, non è un lavoro particolarmente difficile. No, assolutamente, basta semplicemente farlo con alcune accortezze. Da lì siamo scesi per il frigo in sostanza e poi siamo passati attraverso la canalizzazione della stufa fino ad arrivare sotto la dinette. E da lì a fin fine siamo praticamente in cabina, passando sotto il tappeto di gomma della cabina abbiamo raggiunto il CB. Questa era l'operazione che sinceramente mi preoccupava di più, invece in realtà è quella che si è esaurita molto più velocemente con semplicità, per cui semplicemente un po' di pazienza, tra l'altro l'ho fatto anche da solo, non c'era neanche nessuno che mi passava il cavo, per cui alla fin fine è andato benissimo, tutto è andato liscio. E come sempre avviene all'interno della nostra famiglia, le cose materiali e pratiche me le sbatto io, ma poi le rifiniture, le cose un pochino di precisione, chi viene a fare il capomastro e a controllare tutto è sempre lei. E anche in questo caso, pertanto, per la calibrazione l'ho fatto io, che poi non era per niente difficile, quindi ripetiamo il suo fatto, lo potete fare tutti. Quindi abbiamo utilizzato il nuovo kit Midland che si chiama Set Calibration, eccolo qui, lo vedete sulle mie mani, piccolo, compatto, veramente facile da utilizzare ed è utile per chiunque abbia un impianto CB, a prescindere dal marchio, insomma, quindi veramente utile per tutti quanti. Sì, anche per chi già ha un impianto funzionante e vuole controllare che funzioni correttamente o magari può anche migliorarlo. Per prima cosa dovete scollegare l'antenna dal CB e collegarla qui, che viene ricollegato al CB tramite questo cavetto. Selezionate questa levetta su FVD e mettete il CB sul canale 20. A questo punto, tenendo pigiata la portante, con questo potenziometro la regolate fino a fondo scala. A questo punto, per misurare il valore, dovete spostare la levetta sul REF, mantenere pigiata la portante e vedere il valore che viene fuori. L'importante è che questo valore sia il più basso possibile e, se possibile, non superiore a 3, altrimenti il risultato è scarso. Nel nostro caso, la misurazione è stata più che soddisfacente. Tenendo l'antenna in posizione perpendicolare, ma aumentando l'ingombro, abbiamo avuto un risultato molto vicino all'1,5, ma poiché per correttezza l'abbiamo fatta la misurazione come la teniamo adesso, per cui con inclinazione di circa 30-45 gradi, il valore sale a quasi 2,5. Bene, ma non benissimo, ma l'accettiamo perché così riusciamo a stare a circa 3,5 metri di altezza, compresa l'antenna. Fermo restando che, cosa che è successa, ci è capitata di toccarla sotto un ponte, non succede nulla, è molto elastica, è di metallo e se striscia sotto un ponte non succede nulla. Ovviamente se state andando in avanti, perché se fate retromarcia con l'antenna inclinata così, magari ecco, non è il massimo. Ma passiamo ad un piccolo riepilogo quindi. Il set antenna è per chi appunto ha un CB e vuole fare un upgrade come noi. Per chi invece non ha nulla e vuole partire con un kit dotato di questa antenna, c'è il kit Camper Pro, che appunto si differisce da quello che avevamo noi perché ha questa tipologia di antenna con il supporto e il CB ha l'M Mini, che di fatto è tecnicamente molto simile al nostro, che è l'M5, ma riporta sul CB in sé tutti i valori, per cui il display, i comandi, eccetera. Assomiglia più ad un CB tradizionale, è fondamentale averlo in una posizione a vista.
Infine il set calibration, che è il rosmetro, che è utile a tutti quanti quelli che hanno bisogno di misurare e calibrare il proprio impianto. Di tutti i kit che abbiamo parlato metteremo qui in descrizione il link da acquistare direttamente sul sito Midland con un codice sconto a noi associato, ma ovviamente ve lo ricorderemo anche nel nostro canale delle offerte, che si chiama Offerte per Camperisti su Telegram, dove ogni giorno segnaliamo tutte le offerte utili e inerenti al mondo del camper, sempre con un occhio al prezzo, e ci saranno anche i prodotti Midland. Ma già che siete su Telegram, venite a trovarci sulla nostra community che si chiama Community di 5 in Camper, dove si parla, manco a dirla apposta, di tutto ciò che riguarda il mondo del camper. E c'è un topic dedicato proprio ai radiamatori, per cui il posto è giusto anche per loro. E adesso torniamo a un argomento che ciclico, che di cui si discute sempre. Ma il CB non lo usa più nessuno, io c'ho il CB ma non ci trovo mai nessuno. È vero, perché si è persa l'abitudine, c'è molta dispersione. Cosa succede? Anche a noi capita spesso, siamo in giro col camper, vediamo un camper con l'antenna, ma non sappiamo come fare per contattarlo, non sappiamo in quale canale trovare quel camperista. Non sappiamo se quel camperista magari in quel momento si è sintonizzato oppure perché non ha trovato nessuno, l'ha tenuto spento. Così abbiamo deciso e proposto a Midland di divulgare l'utilizzo del canale 15. Sentendo in giro era in assoluto quello più diffuso, diciamo, sì, più gettonato tra i camperisti, e abbiamo proposto di produrre questi adesivi che appunto invitano tutte le persone ad utilizzare il canale 15. Quindi il consiglio qual è? Se avete un CB, lo attaccate dietro indicando di essere sul canale 15, così dimostrerete la vostra voglia di parlare col CB. Così ogni qualvolta incontrerete un camper che ha al posteriore un adesivo di questo tipo, saprete che quel camperista è sintonizzato sul canale 15 e ha voglia di chiacchierare. Noi l'attaccheremo adesso sul posteriore del nostro camper, ma chiunque è interessato ad avere uno di questi adesivi e ogni volta che ci incontra ce lo può dire, ce lo può chiedere, perché come vedete Midland ce ne ha mandati un bel mazzetto e saremo felicissimi di regalarlo a tutte le persone che appunto hanno il CB e hanno piacere di condividere la passione della radio mentre si è in viaggio. E se state guardando il video durante il Salone del Camper 2023, passate dallo stand Midland, dove ci saremo anche noi per la distribuzione di questi adesivi. Lavoro effettuato, finalmente abbiamo anche una bellissima antenna potente sul tetto che ci permette di ampliare notevolmente quello che è il raggio d'azione del nostro CB. E grazie all'adesivo, finalmente tanti camperisti potranno anche facilmente riconoscersi mentre sono in viaggio e scambiare quattro chiacchiere analogiche, no? Sì. Visto che ultimamente siamo molto abituati alla comunicazione digitale anche sull'analogico. Bene, fateci sapere qui sotto nel box, nei commenti, cosa ne pensate di questa soluzione, se anche voi avete un CB o magari questa è stata l'occasione per decidervi a montarlo, o magari proprio grazie all'adesivo vorrete ricominciare a utilizzarlo, visto che magari l'avete trovato montato sul vostro camper e non l'avete mai utilizzato. Fateci sapere qui sotto, tanto noi ci vediamo quando e dove, Valeria? Sempre qui nel prossimo episodio su 5 in camper! 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 5 in camper!